Ciao, qui Liprandi ed abbiamo una novità da Sip Toys e di Idea. Si tratta della nuova collezione Horror Monsters. Dai vita ai mostri con le tue dita. È una collezione di bustine vendute in edicola al prezzo di 3 euro l'una. In ogni bustina troviamo la pubblicazione, che è questo fascicoletto che vedremo meglio fra un istante. E allegato ad ogni fascicoletto c'è una bustina con un mostro a sorpresa. Dunque, vendute a 3 euro l'una e io non vedo l'ora di aprirle per vedere bene cosa c'è dentro. Mettiamo qui, rovesciamo tutto quanto l'espositore. Giù tutto. Qui abbiamo un'idea di cosa troveremo nelle buste, ma lo scopriremo meglio tra un istante. E ora, mi devo rimboccare le maniche e aprirle tutte. Apriamo la prima busta, così scopriamo subito cosa possiamo leggere nel fascicoletto. Allora, vieni fuori. Qui abbiamo... questo Halloween delle Calzi Baffi. Hanno fatto una torta mummia. Carina, sembra anche buona. Anzi, mi è venuta proprio fame. Qui abbiamo dei biscotti a forma di dito. Mi sa che troveremo delle ricette qua dentro. Sapete che non me lo aspettavo assolutamente? Buono! Non vedo l'ora di metterli in pratica qualcuna. Beh, la mela caramellata è veramente un classico. Negli Stati Uniti si usa tantissimo. Qui da noi non ancora, ma penso che prima o poi anche qua arriverà questa tradizione. Topolini al cioccolato. Sono ricette! Non me lo aspettavo proprio. Qua dietro un giochino. Dobbiamo capire quale di queste è la sagomina del pipistrello. Insomma, questa è la nostra pubblicazione. Che cosa c'è invece allegato con lei? Questa bustina con... dobbiamo trovare una faccia di mostro super stretch. Dai vita ai mostri con le tue dita. Qui vediamo le 10 maschere che fanno parte della collezione. E mi ricorda un vecchio giocattolino. È qualcosa che esiste in giro da decenni e decenni. Ecco la prima, non abbiamo nessuna carta qua dentro. Allora, è in gomma molto morbida ed è una faccetta mostruosa. Qua dietro abbiamo dei buchini. Noi dobbiamo infilarci le dita. Da bambino se n'è andato matto per questo. E adesso possiamo animare la faccia con le nostre dita. Ciao, sono Liprandi. Posso farla arrabbiare, spingendo giù con il medio. Sono molto arrabbiato. Oppure, stupore. Bene, mettiamo da parte questa prima faccia. Ci giocherò ancora. Seconda busta. Bisogna esercitarsi un po' per imparare a dare vita come si deve. Questo è lo stesso ricettario che abbiamo già visto, ma a sorpresa ci sarà un mostriciattolo diverso con lui. Chi troviamo qui? Voilà. Questo, più carina questa. Guardate, c'è pure un verme che esce dalla ferita sulla fronte. Allora, mettiamo bene dentro le dita e animiamola. Ciao. Anche lui si arrabbia o si stupisce. Molto diversa da quella precedente. Ok, strane. Io mi ricordo che esisteva negli anni 70, credo, un giocattolo generico di quelli da poco, che era costituito da un pupazzetto che al posto della testa aveva dei perni da infilarsi proprio in questi buchi. E a batteria si muoveva e animava faccette come questa. Allora, via con un'altra busta. Chi troviamo qua? Uop. Questo è, molto simile a quello di prima, cambia il colore. Carina però questa faccia mostro, mi piace. Terza busta, allora, cosa dico? Questa è la quarta, vedete? Non sono più capace a contare. Allora, il nostro ricettario prezioso, perché voglio provare quelle, lo mettiamo da parte. Qua dentro chi troviamo? Questa è... completamente nuova, diversa dalle precedenti, direi sì, decisamente. Quindi, per lei vale la pena di collaudarla di nuovo. Mettiamo dentro le dita, così. Sì,
Bene, promossa anche lei, mi è piaciuta. Mettiamo qui. I versi sono dovuti un po' al video, un po' ai malanni di stagione, perché forse sto covando qualcosa. Allora, chi c'è qui invece? Questa credo che abbia lo stesso stampo della prima che ho aperto, però i colori sono totalmente diversi. Si allargano tutte. Sono molto flessibili. Ok, mettiamo qui la nostra collezione di facce mostruose. Lì siamo a 5 diverse, quindi chi lo sa, forse non troveremo doppioni. Apriamo la busta. E qui abbiamo, ma che bella questa tutta nera. Questa è invece simile a lei, quella con la cicatrice sul mento, però tutta nera e lucida. Oh, strana, ma apprezzabile. Tu stai qui. Poi siamo a 6 faccione diverse, ce ne rimangono 4, vero? Sì. Mi faccio le domande e mi rispondo da solo. Via questo. Qua che c'è? Questo con l'orecchia sventola e un'altra bella cicatrice lì davanti. È timido, si molde il labbro. Hanno dei bei colori molto vivi. Mettiamo qui. Poi qui cosa troviamo? Allora, questa è una mi ricorda queste facce con questo nasone così, mi ricordano un pochino i mostri di Lon Chaney, insomma i vecchi horror degli anni 30. La lingua è un po' strana. Mettiamo qui, ci rimangono 2 buste da aprire, intanto possiamo sparpagliare un pochino le nostre facce mostruose sul tavolo. Ok, via con la penultima busta, e lì ne abbiamo già 8 giustamente. Via una carta, questo è grigio particolare con una bella cicatrice qua davanti. Tutte molto molto mostruose. Si tratta di mostri molto tradizionali, direi, non sembrano essere ispirati a nessuna particolare tendenza contemporanea. E poi qui abbiamo l'ultima faccia della collezione Horror Monsters. Questo è giallo. Giallo. Cerchiamo di colorare anche lui per finire. Allora, uno qui, vediamo se riesco a usarne 2 contemporaneamente. Tu sarai il suo amico. Difficile farle calzare insieme. Ecco. Beh, dunque, abbiamo completato la collezione. Questa è la collezione Horror Monsters di Idea, disponibile in edicola proprio ora. Queste faccine di gomma sono allegate alla pubblicazione che vi ho mostrato poco fa e sono delle ricette molto interessanti. Questo non me lo aspettavo, voglio provarle. Il prezzo di ogni bustina, quindi fascicolo più faccia di gomma, è di 3 euro. Le trovate in edicola. Noi ringraziamo tantissimo Sip Toys e di Idea per averci spedito questi giocattoli, per averci dato questa opportunità. Mi raccomando, voi fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace, finché sarà possibile farlo. Condividetelo, seguiteci anche su Facebook, su Instagram, e alla prossima. Ciao!